Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di mercoledì 8 luglio su due mercati, su DAX e FTSE MIB. Chi del nostro gruppo di persone che vogliono imparare di più dell'analisi ciclica evoluta fosse rimasto short da ieri, effettivamente si starebbe portando a casa già un buon gain, perché siamo a meno 91-92 punti di future e aspettiamo un'apertura che sia concorde con il movimento stesso, anche perché nel caso ci ritroveremo proiettati a 12.533, ovvero in quest'area qua, molto vicini al minimo a 12.525. Oltretutto, allargando per bene appunto il grafico, ci arriveremmo molto vicini e potremmo trasformarlo in ribassista dopo 21 barre di T-3 su DAX, che vuol dire tanto. Al contempo, se andremo già in violazione non soltanto di questo swing inverso, ma anche appunto di questo, e quindi il nono T-3 sarà ribassista, avremo la certezza sostanzialmente che su questo massimo si è chiuso il primo T-2 inverso, il primo ciclo a due giorni inverso, e che sta partendo appunto il secondo, che può spingere ancora verso il basso e quindi verso target a 12.488 serenamente. Questo ci ricorda che però il tempo a nostra disposizione per scendere ormai è pochissimo, perché essendo arrivati al nono T-3 al massimo si va a 11, e che le proiezioni fatte nel weekend possono soltanto realizzarsi entro due giorni, oggi, domani e eventualmente dopodomani. Oltre quella data saranno inficiate, e quindi se non andremo rapidamente sotto il minimo di partenza del T, che era 11.957 probabilmente, non faremo poi più tutta questa grandissima strada a ribasso, e quindi si rischia che parta un nuovo ciclo. Ma con l'analisi ciclica evoluta è semplice verificare determinate cose, soprattutto se siamo in gain e se stiamo seguendo in trailing. Il fatto è che se ci sarà una violazione di swing non competente, non corretta rispetto al ciclo stesso, noi chiuderemo l'operazione in gain e lasceremo che poi il mercato faccia tutto quello che vuole, anche perché operando nel breve, rimanendo raramente in overnight, a meno che non ci siano delle occasioni importanti come c'erano appunto ieri, semplicemente non rimaniamo incastrati in posizioni strane, non dobbiamo fare hedging, non dobbiamo aprire una posizione contro la posizione che avevamo, no. Ci si muove in maniera molto più serena, molto più flessibile rispetto agli altri. Qui vi faccio notare, peraltro, che c'è stata interruzione con la candela doji segnalata appunto lunedì sera nell'analisi serale. Successivamente abbiamo avuto un hammer che però posizionato in questa zona verrà annullato se andremo appunto sotto i 12.525. Ricordatevi sempre che anche il livello a 12.152 è forte, d'accordo? E anche ovviamente il precedente a 263. Per quanto riguarda invece il nostro FTSE MIB, che cosa abbiamo? Abbiamo che ci siamo appiccicati alla media mobile a 50 periodi, che se confermeremo un'apertura a meno 145 punti ci troveremo proiettati in area 19.898 qui, e che la situazione è la medesima ma con un T-3 in meno rispetto al DAX, per cui target iniziali magari appunto 19.710, e poi da vedere se sarà corretta anche per il FTSE MIB l'analisi fatta nel weekend, che ci proietterebbe nei prossimi due giorni molto più in basso ovviamente alla partenza del T settimanale stesso. Ma come detto, bisogna essere flessibili. Il trading di posizione fatto da persone che non dimostrano competenza per me è falso, okay? Anche perché se si utilizzano future o altro, ogni singolo punto fa estremamente male se viene contro, mentre invece, e sia molto più T
timore e si ha più voglia, se si è in gainer, di uscire dalla posizione. Per cui fate attenzione a cosa vi raccontano determinate persone. Ultimissima cosa, eccoci qua. Come detto, se si vuole andare a chiudere il T più 3 in maniera canonica, dovremmo andare a finire sotto 18.878, qua sotto qua. E con una tempistica, come detto, che è al massimo di prossimi 2 giorni, oggi e domani. Non c'è altro spazio, a meno che non ci sia un raccordo, d'accordo? Ma non teniamolo da conto, d'accordo? Viceversa, se non riusciremo ad andare qua sotto, ricordiamoci che è molto probabile che appunto il nostro T più 3 sia andato a chiudere a tre tempi, purtroppo, su questo minimo qua, d'accordo? Per cui mi raccomando, attenzione dopo l'apertura, che cosa succederà e in queste 2 giornate che seguiranno. Vi auguro una splendida giornata, la mia è sicuramente già splendida perché ho deciso così. Ciao!